Ben arrivate! Bellissimo! E qui volete vedere dentro il vaporetto? Sì! Buongiorno! Buongiorno! Sì, buongiorno! Benvenuti a bordo! Grazie, grazie! Casa vostra! Questo è il posto dove facciamo una specie di check-in, distribuiamo il materiale di un sì, e facciamo un check-in per le signore che vengono a fare le visite. Okay. Invece qua dietro c'è proprio l'ambulatorio. Ecco, quindi qui chiudono le porte. Questo è il lettino, qui si posiziona il dottore. Letto rigorosamente rosa. Esatto. Abbiamo anche installato il rubinetto. E quindi la visita è una visita senologica che si fa oggi qui. Quindi chi c'è ha prenotato? Un dottore della Breast Unit di Chioggia, penso ce ne abbiano mangiato, una dottoressa di Chioggia. E tutte le persone, che le donne che hanno prenotato, una ad una verranno accolte dal medico e visitate. Ecco, quindi lui poi al limite demanderà ad accertamenti quando se c'è un sospetto, il paziente tra virgolette è già preso in carico dall'USL perché è direttamente la breast unit, loro compilano la scheda della breast unit per la visita. Quindi ma se c'è un sospetto vai in ospedale direttamente, ecco, infatti questo è molto importante perché appunto la diagnosi gli anni scorsi hanno trovato qualche caso. Ah, ma sentivo anche durante la conferenza stampa che insomma il report che ha fatto l'ASL non è di poco conto, delle donne che si sono malate, esatto, sì. E anche a quelli che però sono stati la diagnosi precoce ha fatto sì che la malattia insomma fosse gestibile e curabile. È curabile perché preso appunto in tempo. Bene, direi che è una cosa. Il riscontro di essere arrivata qua. Infatti noi vi accogliamo con tanto piacere. Dottor Pianon è il presidente della LIT. Molto piacere, segantino. Il vaporetto, questa vista che è magnificenza. Bellissimo. E poi i colori, c'è rosa dappertutto. L'importante è sempre promuovere questo mese rosa. Assolutamente. Ieri abbiamo avuto la giornata del volontariato, allora c'erano palloncini rosa dappertutto. Abbiamo anche cercato di valorizzare appunto l'arrivo di oggi vostro. Mi spiace che non abbiamo un delegato qui, però oggi lavora un po'. Anche noi abbiamo cercato di coinvolgere anche la nostra associazione Andos, che era presente in corso. Purtroppo anche loro, insomma, un po' di discrepanze tra le arrivano alle 13 e alle 15, non era molto chiaro. Per però abbiamo avuto una grandissima adesione. Tanto è vero che non possiamo. Siccome ci danno, i senologi sono quelli dell'azienda sanitaria nostra, che anche è chiaramente la stessa di Chioggia, quindi verrà un senologo all'ospedale di Chioggia, e più di tanto orario a disposizione non ci danno, quindi 10-12 donne che non riescono a fare. Ma le richieste, soprattutto agli ultimi momenti qui, anche stamattina, ne sono arrivate molte. Allora, intanto facciamo questo che serve per promuovere, ma noi siamo sempre a disposizione come l'ILP anche nei mesi prossimi, non ho detto che nei mesi prossimi tutto deve finire. No, la prevenzione, questo è un mese così simbolico, ma la prevenzione deve continuare tutto l'anno e noi siamo a disposizione anche per queste visite gratuite. Un po' a mestre, adesso sto cercando di aprire qua anche un ambulatorio, anche qui a Chioggia. Ah, sicuramente è una cosa che. Eccolo, questo è il nostro assessore al sociale. Vieni avanti, Sandro Maragona. Vieni Anna, vieni. Anna, non fare la timida, vieni qua. È volontaria di Amapolenza, bella situazione sorella che affiancherà la dottoressa oggi per accogliere le donne. Ci vuole. Ci stavano un po' illustrando insomma come sta andando e anche i riscontri molto positivi e come si svolgerà un pochino oggi. Tutto sia c'è una prenotazione per oggi? Ci abbiamo fatto full, solo che spiamo prima che all'inizio è partita, anche le prenotazioni sono
faccio un po' lentamente. Lui tra ieri e oggi mi hanno chiesto tantissime, no, tant'è vero che non abbiamo potuto accontentare tutte perché tutte tante qui dentro non se ne possono fare. È l'effetto della giornata di ieri. Sicuramente, perché poi passa parola mano a mano. Anche per la disponibilità dei senologi dell'ospedale, che mi danno un paio d'ore, non possono venire di più perché sono presi molto dal loro lavoro di routine. Però questo è un modo di promuovere ancora di più l'attenzione che le donne devono avere verso se stesse anche per questo tipo di patologia. Rappresentanti di Ali Laguna, quindi abbiamo preso lei non solo è rappresentante del nostro destino, lei non è solo rappresentante di Ali Laguna, è la mamma del vaporetto, l'ho definita io così, perché nasce da lei e da Ali Laguna che ha i vaporetti, ma l'idea di trasformare il vaporetto, di colorarlo di rosa, di metterci dentro un ambulatorio, mi ha tagliato, è stata di Rachele. E noi abbiamo ben felici seguito questo invito di promuovere il vaporetto come simbolo dell'ottobre rosa, e ha avuto in questi ultimi anni un successo veramente importante. Poi erano anni che volevamo venire a Chioggia. Oh, finalmente! No, ma perché comunque è importante, perché il distretto è unico, ci siamo resi conto che comunque il distretto è unico. E qui vi a dar merito alla nostra Presidente del Consiglio di Venezia, perché lei è sempre stata, vero, decisissima. Oggi mi sento di fare le lodi, perché bisogna farlo. Senza queste due creature, il dottore Rosa sarebbe un'altra non cosa, resistere. Perché la cosa davanti c'è una sinergia. Ricordiamoci questo. C'è una sinergia. Le nostre stazioni da sole potrebbero fare molto molto bene, ha sempre fatto molto, Santa Caterina. Però avendo l'appoggio del comune da una parte e da chi ci fornisce mezzi come questo, sicuramente cambia tutto. Certo, no, e se poi adesso arriviamo anche a Chioggia, che oggi sto lavorando molto con. Allora io l'ingegnere, non so se lo conosce, l'ingegnere di Chioggia, che è il nostro capo delegazione di Chioggia, che è Romeo si chiama. Romeo della LIT, sempre. Per poter anche qui aprire un'attività di prevenzione. Il problema è trovare gli spazi volontari. L'abbiamo detto, anzi anche il sindaco in particolare ieri l'aveva evidenziata questa cosa. Proprio c'era la giornata del volontariato, quindi ha auspicato che i giovani si potessero un po' avvicinare alle associazioni. Ma spesso i giovani hanno anche la volontà, però poi non hanno il tempo. O studiano, lavorano, fanno altro, quindi danno una disponibilità che è solo così di nicchia. Mentre le persone in realtà sono quelli solo dopo. Noi nella sede che abbiamo maestre, tutto l'anno facciamo visite scenologiche gratuite. Solo che da Chioggia venire a fare la visita a Mestre è un po' difficile, però siccome il primario della serologia di Mestre Venezia è lo stesso di Chioggia, adesso vediamo insieme di trovare un sistema per portare basterebbe una volta ogni... No, ma la faremo. Oltre il vaporetto abbiamo anche un camper ambulatorio. Abbiamo fatto proprio con la LIRC qualche mese fa delle visite di prevenzione dermatologica invece. Abbiamo fatto un campeggio, al dottor mio, ma abbiamo visto più di un centinaio di persone al giornata, quindi anche quella è stata una bella iniziativa. Certo. Ma che oggi comincia a muoversi finalmente. Beh, ma qui abbiamo l'associazione Cuore Amico, che per carità è un altro settore, però comunque importantissima come prevenzione, che fa dei numeri molto importanti. Quest'anno ci dicevano ieri 3.000 circa. Verifiche cardiologiche fatte, ma c'è proprio tutta la struttura del reparto ospedale, non so, cardiologia è veramente attiva, è importante. Noi abbiamo amici del cuore invece che cuore amico, ma più o meno sono attivissimi, ma adesso noi il 27 di ottobre facciamo una conferenza sulla nutrizione, che va bene sia per la prevenzione delle alcune malattie, per la giusta alimentazione per le persone che hanno terapia, che sono in malattia, e poi abbiamo anche i cardiologi che parlano anche della prevenzione proprio per la donna cardiopatica, perché è una sezione particolare, perché io ci tengo molto anche alla medicina di genere, non è che uomini e donne sono identici, cioè siamo ben diversi, e quindi anche la medicina deve essere diversa, la cardiologia, anche i farmaci. Se lei, io nella maniera mia, pensa, se lei va a comprare un farmaco, oggi un antibiotico, quello per il milligrammo, lei prende le stesse dosaggi che prendo io,
che prende una donna, che prende uno che pesa 60 kg, uno che pesa 90. Invece la medicina dovrebbe essere più attenta a curare in maniera differenziata uomini e donne, anche in base alla loro corporatura, alla loro età e tante cose. Ed è una cosa che sta crescendo adesso anche questa, perché per tanti anni era una formula unica, cioè la cura era uguale per tutti. E quindi, visto che stiamo evidenziando tutta questa attenzione alle donne, abbiamo proprio il 18 all'interno dell'ospedale il convegno per l'assistenza alla menopausa. C'è un bellissimo, una giornata molto interessante. Tutta una serie di appuntamenti. Esatto, proprio per aiutare tutte le donne che, come si dice, devono, si auspica, tutti ci auguriamo di trascorrere tanti anni ancora della nostra vita dalla menopausa. E poi in avanti, per cui sono tanti anni di problematiche che possono essere anche un pochino attenzionate. Interessante, sa che la nostra azienda sanitaria annuale ha aperto un centro per la menopausa, fatto un centro in cui le donne sono seguite secondo parametri fissi. È che facilmente hanno aperto lì, non possono farlo dappertutto, però se c'è una spinta dal basso, sicuramente poi anche l'azienda, anche qui, potrà magari allargare anche i protocolli che stanno usando annuale. Certo, è importantissimo, perché insomma, osteoporosi, nutrizione, colagene, tutto quello che può essere, insomma, d'aiuto.